Salve, ecco le istruzioni su come si fuma il sigaro. Diversamente dalle sigarette, il sigaro non va fumato aspirando direttamente nei polmoni, ma viene fumato come se si stesse degustando del buon vino. Come si fa? Vi mostro ad esempio con un goccio di whisky, sì. Si porta il whisky in bocca, lo si degusta e solo alla fine viene buttato giù. Esempio. Ecco, adesso è andato giù. Per il sigaro funziona quasi allo stesso modo. Si accende il sigaro, si fa una boccata, il fumo deve restare in bocca. Si inspira l'aria attraverso il naso e alla fine si butta tutto quanto fuori, attraverso la bocca ovviamente, o anche attraverso il naso. Esempio. Allora, si accende prima di tutto, bisogna aspettare che il sigaro abbia formato una bella brace, dopodiché si porta il fumo alla bocca, lo si mantiene in bocca, si inspira attraverso il naso e si soffia via il tutto con facilità, guardate. In effetti, in questo modo solo una piccola parte di fumo finisce nei polmoni e restando in pratica quasi esclusivamente in bocca, ma siccome il sigaro è più forte sia di gusto sia di contenuto di nicotina, dà un soddisfacimento e un gusto per il fumo che è molto più grande di quello che si può provare con una sigaretta. Appena ci si abitua a questo sistema, la sigaretta sembrerà orribile sia per il gusto sia per la quantità stessa di nicotina. In effetti io penso che come è stato d'altra parte dimostrato più volte, che in molte marche di sigarette come Camel, MS o quant'altro, Marlboro, aggiungono artificialmente della nicotina per rendere le sigarette più forti e per fare in modo che aggancino più facilmente il fumatore, che resterà in quel modo fedele alla marca. Non è il caso per il sigaro. Una volta che si è scelto un sigaro 100% tabacco e una volta ci si sarà abituati all'aroma, non si tornerà più indietro alle vecchie sigarette. Quindi ripeto, aspiro attraverso la bocca e mantengo in bocca, inspiro l'aria attraverso il naso e butto fuori. Questo sistema è essenziale, tenere il fumo in bocca. Altrimenti, se non si segue questo sistema, ci si trova con un senso di soffocamento, nel senso che non posso non inspirare, ma inspiro comunque attraverso il naso. Non posso non inspirare, altrimenti sento un senso di soffocamento. Se non ho tirato aria dentro, come posso buttarla fuori? Funzionerebbe altrimenti in questo modo, come tanti hanno fatto provando il sigaro, cioè così. Non c'è aria, non ho aria per tirarlo fuori, per tirare fuori il fumo. Mentre con il sistema giusto si inspira, e il fumo esce fuori facilmente. Viceversa, molti sfumatori di sigarette tendono ad aspirare direttamente. Aspirando direttamente in un solo boccone gli arriva giù una bomba atomica e dopo qualche boccata non possono assolutamente più continuare. Diranno, non è per me il sigaro. Il sigaro è per tutti quanti
i fumatori che vogliono convertirsi a qualcosa di più sano, di più gustoso, senza rinunciare completamente al tabacco. Fine della lezione, buon sigaro.